ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La neonata SSD Città di Teramo continua a lavorare con il suo gruppo di imprenditori per cercare di risolvere un po' tutte le varie problematiche che stanno venendo fuori di ordine logistico e amministrativo. Uno di questi è lo stadio Gaetano Bonolis. Quale impianto sarà utilizzato per le gare di campionato del diavolo? Il presidente Edi Rastelli, interpellato ieri telefonicamente, ci ha riferito che per il momento non c'è nessuna decisione definitiva sullo stadio di Piano d'Accio per le gare che il diavolo dovrà disputare in casa. Vedremo, dice Rastelli, le soluzioni migliori che ci saranno. E noi aggiungiamo che il sindaco Gian Guido D'Alberto ha più volte ribadito pubblicamente che lo stadio del Teramo Calcio è il Gaetano Bonolis e questa situazione sarà presto oggetto di un confronto tra il primo cittadino con la Soleia che fa capo a Franco Iachini. Da non dimenticare che c'è anche una convenzione che regola i rapporti tra le parti e dunque si spera che il sindaco di Teramo possa mettere tutti d'accordo e risolvere la questione per il bene di tutti. Qualcuno avrebbe tirato fuori il vecchio comunale quale sede delle gare casalinghe, ma sarà impossibile soprattutto per le condizioni in cui versa l'impianto. Il vecchio comunale è stato comunque richiesto solo per lo svolgimento del primo allenamento della squadra, con saluto alla tifoseria e come auspicio per la nuova pagina che verrà scritta dalla neonata società. Oggi intanto è stato convocato un consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, straordinario e urgente, per trattare la questione Teramo. Nell'occasione sarà fatta un'analisi dei campi, sarà trattata la problematica dell'ordine pubblico che consegue all'inserimento del Teramo nella categoria e infine verrà assegnato in sovrannumero il posto alla SSD Città di Teramo in uno dei tre gironi di promozione. Giovedì 8 settembre ci sarà la presentazione dei calendari, domenica 18 settembre avrà inizio il campionato di promozione.